Ci risiamo. A distanza di 3 mesi, nuovamente guasto l'ascensore alla stazione di Monte Silvano. Ciò che fa però gridare allo scandalo è che i tempi di ripristino segnalano la data del 9 giugno. Per circa 20 giorni, dunque, sarà un'impresa titanica per disabili, gente in carrozzina o mamme con il passeggino raggiungere i binari. L'associazione Carrozzine Determinate è costretta ad alzare nuovamente la voce dopo l'episodio di questa mattina che ha visto una donna in carrozzina chiedere di essere presa in braccio per prendere il treno. Dov'è il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria? Dov'è il piano di urgenza? Cioè, se si rompe un ascensore nella propria abitazione, la sera l'ascensore è riparato. Non è possibile che in un luogo pubblico come questo possa accadere tutto ciò. È veramente qualcosa di incredibile. Una signora che deve essere presa in braccio, così come è stata la signora Irene, presa per queste scale ripidissime, con il rischio di cadere e di morire, perché di questo parliamo. Cioè, l'hanno dovuta prendere in braccio per poter usufruire del diritto al trasporto. Cioè, è veramente qualcosa di aberrante. Vorrei leggere una cosa che dice proprio sul sito ufficiale di RFI, si legge, ed è praticamente questo. Noi applichiamo il regolamento Comunità Europea 1371 del 2007 sui diritti e obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario. Ferrovie dello Stato dice: ci impegniamo per garantire l'accessibilità delle stazioni a tutti i cittadini. Dichiariamo una particolare attenzione alle persone con disabilità o ridotta mobilità. Cioè, questa è l'attenzione che RFI ha riservato ai cittadini italiani, cioè dover essere presi in braccio rischiando di cadere dalle scale per poter prendere il treno.